tutte ragazze, bentornate e benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi ritorno con questo nuovo video dove vi faccio un po' vedere, vi racconto un po' i prodotti utilizzati per questo trucco. Mi sono truccata veramente oggi in 448 con pochissimi prodotti, tant'è vero che tutti i prodotti che vi farò vedere sono contenuti qui dentro in questa pochette. Tra l'altro questa è una bellissima pochettina di Dior, che adesso, vabbè, vedete, illuminata qui alla luce del giorno, quindi non rende tantissimo, ma se fosse, illuminata da delle luci artificiali renderebbe molto di più, perché ha tutti questi sberluccichi blu su fondo nero, sulla base nera. Allora, quindi oggi trucco del giorno, prodottini usati, alcune vecchie conoscenze, alcune novità, alcuni prodotti sempre a me cari, e andiamo subito a cominciare. Allora, la base l'ho realizzata con questa BB cream, che è una BB cream di Arborian. In realtà è una mini taglia, perché ho preferito, non avendo mai provato le BB cream di Arborian, forse io in passato vi avevo fatto vedere la CC cream, con cui comunque non mi sono mai trovata malaccio, perché dà una bella uniformità. Anche per quanto riguarda questa, che è la BB cream nel colore Doré, ci sono diverse colorazioni disponibili per questi prodotti di Arborian, e questa è una delle più scure. Ma come potete vedere, trattandosi oltretutto di BB cream, sapete che sono prodotti che poi, diciamo, che si sposano poi, diciamo, al vostro colorito e non snaturano mai il colore di base. Dà una bella uniformità, non dà sicuramente una super coprenza, però diciamo che le piccole, le minime imperfezioni sicuramente le camuffa in qualche modo, e dà comunque anche una bella sensazione sul viso, perché è un prodotto che si assorbe, trovo che si assorba piuttosto bene alla pelle. Io ho preferito comunque opacizzarla con la cipria, che adesso vi faccio vedere. E questa era la BB cream di Arborian, che potete trovare, non so se in esclusiva, però io comunque l'avevo presa da Sephora, e si possono prendere sia le full size, che sono da 40 ml, sia queste mini taglie, che sono da 15 ml ciascuno. C'è comunque parecchio prodotto. Questo è un prodotto che comunque vi ho fatto vedere tantissimo ultimamente, ed è la mia solita cipria di Essence. Questa è quella in polvere libera, che si chiama la All About Matte, che non lo so sinceramente, forse è andata fuori produzione, anzi quasi certamente è andata fuori produzione, perché ultimamente Essence sta proprio rivoluzionando tantissimo i suoi espositori, con sempre nuovi prodotti. Per quanto riguarda le guance, come blush ho utilizzato questo, che è un blush di Essence. Anche questo non so se è ancora disponibile, non è uno dei colori più vecchi, perché non ce l'ho da tantissimo questo blush, ma non è sicuramente uno degli acquisti più freschi che ho fatto. E questo è il numero 60, Life's Cherry, ed è un rosa in realtà di ciliegia, non ha tantissimo, è più un rosa, però è un bel rosa primaverile, bello. Vediamo se ve lo faccio vedere anche così. Ve lo faccio vedere anche qui sulla mano, guardate, da sicuramente, come tutti i blush di Essence di questo, di questa tipologia, io mi ci sono sempre trovata bene con questi blush, perché hanno sempre avuto una super scrivenza, una bella durata, e quindi mi sono veramente sempre piaciuti. E poi, per quanto riguarda la base, è tutto. Sto facendo in fretta anche a farveli vedere, cioè ho fatto in fretta a fare questo trucco, perché mi ci sono truccata veramente velocemente, e sto facendo in fretta anche a mostrarveli, quindi anche perché forse molti di loro ve li ho già fatti vedere, magari ve ne ho già parlato in passato. Per quanto riguarda il trucco degli occhi,
Oggi non sono stata particolarmente attenta al discorso base, infatti non ho messo nessuna base per quanto riguarda l'ombretto, semplicemente perché oggi non devo andare da nessuna parte, quindi questo trucco sinceramente anche se arriva all'ora di cena e poi si dovesse distruggere, lo tolgo e buonanotte, poi veramente me ne vado a dormire perché non ho veramente necessità di far durare questo trucco tantissime ore. E quindi sono andata direttamente con... ho realizzato la sfumatura di transizione sempre con il blush che ricordo di avervelo detto già forse qualche video fa, è un passaggio che sto facendo obbligato oramai da tanto tempo ed è il primo passaggio, diciamo il passaggio con cui inizio oramai quasi sempre il mio trucco degli occhi. E realizzo questa sfumatura prendendo poco prodotto perché, come sapete, come vi ho detto, è molto scrivente questo blush, e prendo un pennello da sfumatura e inizio proprio a realizzare la prima sfumatura con questo, con il blush. Quindi sono andata con una prima sfumatura sul rosato. Poi, per quanto riguarda la palpebra mobile, ho utilizzato questo che è un che sono andata a riprendere dal cassetto ed è un ombretto di Essence della collezione Cookies and Cream nella colorazione 02 Macaron Sebon, e altro non è che comunque un colore piuttosto luminoso che comunque è un rosato piuttosto pallido e che si presta molto sia a illuminare la palpebra, che io ho utilizzato spesso anche per la palpebra mobile, non so, ecco, lo potete vedere qui, ma è un rosa molto, è un rosino molto delicato, ve lo faccio vedere anche di qua, vedete, e non troppo sberluccicoso, però con una bella iridescenza, una bella luminosità, luminoso il giusto, con cui sono andata sulla palpebra mobile. Poi ho realizzato la sfumatura con questa palettina di Nabla, che oramai è uno dei miei punti fermi, la sto utilizzando veramente tanto, a differenza della palettina precedente che avevo composto, che purtroppo è fatta tutti con dei colori un po' più difficili e che adesso oltretutto non sto tenendo neanche molto a portata di mano, quindi la sto utilizzando pochissimo. E oggi sono andata con questo che è il... questo dovrebbe essere il Daphne 2, sì, se non mi sbaglio. Sì, sono andata principalmente con Daphne 2, con cui appunto sono andata più che altro sull'angolo esterno. E poi ho fatto, ho delineato la palpebra, la rima palpebrale, con questo prodotto 2 in 1, ma io ho utilizzato solo una parte della collezione di Kiko, della collezione Campus Idol, ed è uno degli acquisti più riusciti di questa collezione. Questo era il... questo in realtà ha l'ombretto che non ho utilizzato, comunque che avrei potuto utilizzare come base eventualmente, e lo stick eyeshadow nel color glicine, ma io ho utilizzato prevalentemente questo che è la matita viola scuro, una matita viola scuro con cui ho delineato sia la rima inferiore che la rima superiore, sono andata un po' a mo' di eyeliner. E questo era tra l'altro il matitone 03, chissà, alcuni di voi se lo ricorderanno perché questa era una collezione della primavera scorsa, se non mi sbaglio, 03 Lilac and Plum. Questa matita, tra l'altro, cioè questa, la parte della matita di questo prodotto, mi piace tantissimo perché la matita ha una buona durata, ha una buona scrivenza, non è morbidissima, ma io riesco anche a utilizzarla all'interno della palpebra, ma in ogni caso è un valido eyeliner. E mi piace anche il colore perché è questo bel melanzana intenso, opaco. E poi per quanto riguarda l'arcata sopraccigliare l'angolo interno, sono andata con questo che è un altro prodotto di Essence ed è il Vanilla Sugar,
che questo è uno degli ombretti cotti matte, se non mi sbaglio, della linea I Love Nude, sempre di Essence. Se n'è andata via la scritta, però sono riuscita a leggerla ugualmente, ed è questo colore, insomma, proprio un po' passepartout, che ha sostituito il mio Vanilla Tifer amatissimo. Poi sulle ciglia ho utilizzato questo, che è il Million Seal XS mascara dell'Oreal, che, come sapete, non, insomma, mi sta facendo compagnia tanto tempo. Lo alterno però tante volte ad altro, e tante volte lo abbino proprio a qualcos'altro, perché non sempre da solo mi piace. Oggi però da solo, utilizzato da solo, non mi è dispiaciuto, perché mi ha dato sia lunghezza e sia quel volume che si avvicina molto, diciamo, a quello che in genere a me piace vedere in un mascara. Forse veramente, cioè, come al solito, questi mascara più si utilizzano e più migliorano. Ecco, questo non ve l'avevo fatto vedere, l'ho utilizzato al posto del correttore. Non ho voluto usare nessun tipo di correttore particolarmente coprente, numero uno perché oggi non avevo chissà quali magagne da coprire, e numero due perché sto facendo un po' attenzione perché ultimamente ho notato che se vado con dei prodotti troppo secchi, il contorno occhi mi si segna molto molto più facilmente, e quindi oggi, onde evitare, sono andata con questo prodotto di Catrice. Ho utilizzato questo prodotto, che ce l'ho da tantissimo tempo, è una delle pennine illuminanti nel colore, di queste ne avevo acquistate due. Non mi hanno mai entusiasmato, né per la loro coprenza, ma vabbè, ma queste matite non sono mai granché coprenti, queste penne illuminanti non sono mai granché coprenti, ma non sono neanche così tanto illuminanti. Oltretutto anche il colore, probabilmente anche per via del colore, perché non ci sono tantissime colorazioni disponibili in questo prodotto, ce ne sono credo non più di tre, e nessuna delle tre mi hanno entusiasmato come colorazione, quindi però vabbè, per la giornata di oggi andavano bene. E questi sono i, come si chiamano, queste light reflecting concealer. Ripeto, non prendetele se ricercate una coprenza o comunque volete un correttore ad alta coprenza, perché queste servono giusto a dare quel tocco di luminosità sotto, diciamo, la zona del contorno occhi, e magari qua lungo la piega naso labiale, giusto per dare più, per cancellare le ombre. E quindi oggi ho utilizzato solo lei sotto, appunto, per il contorno occhi. E concludo con, allora, innanzitutto poi vi faccio vedere due pennelli che sto utilizzando praticamente tutti i giorni per realizzare tutti i make-up che sto facendo ultimamente. Sono due pennelli che ho rispolverato dal mio parco pennelli, che sto veramente utilizzando tanto, ve li faccio vedere, e appartengono entrambe a collezioni precedenti, tutte edizioni limitate, credo, e di cui purtroppo non ricordo il nome. Questo è un pennello, sono entrambi pennelli doppi, dalla doppia, insomma, dal doppio utilizzo, e che sto tenendo più che altro, appunto, dentro le pochette, perché ahimè non possono essere messi all'interno di nessun portapennelli, perché tutti i miei portapennelli ovviamente hanno il fondo chiuso, e quindi andrei inevitabilmente a appoggiare le setole, cosa che non mi piace, quindi li tengo all'interno, appunto, sempre di qualche pochette. Qua c'è da una parte il pennello a setole, diciamo, questo lo utilizzo sia per applicare il blush, sia per applicare le ciprie sia in polvere libera, ma anche quelle in polvere compatta. Questo è quello, diciamo, più che altro che io utilizzo quando ho dei blush in crema, oppure questo penso vada bene anche per applicare, volendo si può provare, il fondotinta.
per non dargli, per alleggerire, diciamo, quei fondotinta che sono molto molto coprenti, quindi per dare magari una coprenza più leggera. Credo che questo pennello sia adatto. Questo, che è molto simile a, come caratteristiche, a questo qui, e che quindi lo alterno indifferentemente, e questo che utilizzo decisamente meno, che invece è a setole fittissime, che però in passato ho utilizzato sia per il contouring, più che altro per il contouring e non per altre cose, perché è molto morbido, ma è molto 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 fitto. E quindi magari potrei anche utilizzarlo magari per il correttore, provarlo così. E poi sulle labbra vi faccio vedere questo, che è uno degli ultimi acquisti, che è uno dei nuovi rossetti di Deborah. Questi sono i nuovi Velvet, nuovi, non nuovissimi, ma usciti già, insomma, qualche tempo fa, i nuovi Fluid Velvet Matte Lipstick, che sono appunto questi rossetti dal finish super opaco. Ve lo faccio vedere qui. Ho visto delle colorazioni, colori uno più bello dell'altro, però io ho voluto prendere questo perché questa innanzitutto è la colorazione 3. Ve la faccio vedere qua, adesso vi faccio vedere lo swatch, e diciamo è un rosso rosato, con una componente rosata però calda, quindi non, diciamo, è quello meno, che volge meno sicuramente al fucsia rispetto ad altri. Hanno fatto parecchi rossi, toni rossi su questo. Per quanto riguarda queste colorazioni, non ce ne sono tantissime, ho visto circa 8 colorazioni, ma se per caso nel vostro beauty mancano dei rossi matte, andate a vedere tutte le altre colorazioni proposte da questo rossetto, perché sono veramente carine. Ci sono anche un paio di nude molto belli, prettamente sul rosato, ma c'è anche forse un nude neutro, che naturalmente io purtroppo devo lasciare sempre da parte, perché io purtroppo con i nude non ci vado tanto d'accordo, e quindi di conseguenza mi sbizzarrisco molto poco. Questo mi sembrava l'unica colorazione, diciamo, un po' più particolare, sicuramente meno, che ho meno nel mio beauty. Allora, vedo che non, è un rossetto che comunque non lascia traccia, cosa che non è di tutti, propria di tutti i rossetti matte di questo tipo, perché io ho alcuni rossetti fluidi, opachi, di altre marche, che comunque non si asciugano mai del tutto, nel senso che comunque nel momento in cui si va a appoggiare le labbra a qualcosa lasciano comunque un minimo di traccia. E questo mi sembra anche, oltretutto, a maggior ragione se steso anche in strato sottile come ho fatto io oggi, lascia anche non lasci neanche particolarmente tracce, quindi mi piace molto. E questo era il trucco del giorno, ragazze. Ho cercato di appunto parlarvi anche un po' dei prodotti che ho utilizzato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi do appuntamento alla prossima, e grazie sempre per tutti i vostri commenti e tutto il vostro affetto. A presto, ciao!